Oggi preparo con voi i bocconcini di petto di pollo. Useremo del petto di pollo intero, così risparmiamo pure, con birra e paprika. Una ricetta facile, facile, ma tanto gustosa. Facciamola insieme, iniziamo. E allora, per prima cosa, nella birra, io utilizzo una birra bionda, mettiamo della paprika affumicata, se volete potete mettere anche quella forte, o quella dolce, io preferisco questa perché è davvero davvero buona. La trovate in quasi tutti i supermercati. Poi mettiamo un po' di pepe nero e per finire il sale. Una volta messo tutto, mescoliamo bene bene e mettiamo da parte. Ora prendiamo il petto di pollo. E lo tagliamo a pezzettoni. Facciamo i nostri classici bocconcini. Questo grasso qui, se volete, lo togliete, altrimenti lo potete tranquillamente lasciare se non è tanto. Perfetto, a questo punto passiamo la carne nella farina. Ora volta infarinati tutti i bocconcini di pollo, mettiamo dell'olio extravergine d'oliva in padella, lo facciamo riscaldare ed una volta caldo mettiamo i bocconcini di pollo facendo sì che tutti tocchino il fondo, per cui prendete, cercate di prendere una padella grande ed una volta messi tutti li facciamo cuocere per 2 minuti per lato. Passati 4 minuti in tutto, mettiamo la birra, lasciamo a fiamma alta. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere a fiamma alta per 12-13 minuti almeno. Perfetto, passati 12-13 minuti a fiamma alta. Se deve asciugarsi un po' il sughetto, lo lasciamo asciugare per un paio di minuti, sempre a fiamma alta, senza coprire. Altrimenti, se volete fare una bella scarpetta, potete anche spegnere. Io lo faccio asciugare per un minutino e nel frattempo giro un po' questi bocconcini e a questo punto posso anche spegnere ed impiattare. Guardate che sughetto! Guardate qua, sono tenerissimi. Guardate, voi dite sempre, ma dici che è tutto buono. Allora fate una cosa, fate questi bocconcini di pollo e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite commenti qui sotto. Io vi saluto con questa ricetta buonissima e vi auguro, come al solito, buon appetito.